Laudetur Jesus Christus, sempre laudetur. Carissimi amici, fratelli e sorelle, nella fede ci prepariamo questa settimana alla solennità del Sacro Cuore di Gesù, grande festa per i cattolici, grande festa anche per pregare per i sacerdoti in particolare e come giornata dedicata ai sacerdoti, e anche per noi nel nostro piccolo è la festa di questo luogo di rifugio, di questo luogo piccolo, di questa cappella piccola che è dedicata proprio al Sacro Cuore di Gesù. E se vogliamo, questa forse è, tra virgolette, possiamo dire la parrocchia più piccola d'Italia, la cappella più piccola d'Italia, ma al Signore piacciono le cose piccole, e sempre dalle cose piccole poi, ecco, Lui opera cose più grandi, se abbiamo fede naturalmente. Come egli stesso dice ai suoi discepoli, se avrete fede vedrete cose ancora più grandi di queste. Ringraziamo il Signore innanzitutto che possiamo innanzitutto trovarci in questa cappellina, ma soprattutto raggiungervi nelle vostre case, nei vostri luoghi dove vi trovate, per pregare insieme, per celebrare soprattutto la Santa Messa e essere radunati tutti presso l'altare del Signore, la Messa che è il centro della vita cristiana, che è appunto la fonte alla quale andiamo per avere la forza della grazia, la forza che scaturisce dal sacrificio di Cristo che si rinnova per noi sull'altare ogni volta che celebriamo la Santa Messa, e la celebriamo nella unità, nella comunione ecclesiale, in particolare con il nostro Papa Benedetto XVI. E allora nei prossimi giorni, dopo la Santa Messa, faremo anche un triduo semplice, molto semplice, di preghiera per prepararci alla festa del Sacro Cuore, e quindi prima del Rosario pregheremo insieme la coroncina del Sacro Cuore, che trovate anche per chi ha il messalino romano quotidiano, si trova nell'indice verso le ultime pagine, una coroncina fatta di 5 punti con alla fine una preghiera anche di riparazione. Poi pregheremo il Rosario come al solito, e alla fine, al posto delle litanie lauretane, pregheremo le litanie del Sacro Cuore di Gesù. Mentre venerdì, nel giorno della festa della solennità del Sacro Cuore, essendo venerdì, il Rosario sarà pregato poi come di solito dai pionieri del Rosario la sera, e faremo semplicemente dopo la Santa Messa un atto di consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. E allora ecco, ci prepariamo in questi giorni in modo particolare, anche grazie alle catechesi di Don Alessandro Mattutine, che ci preparano proprio alla solennità del Sacro Cuore di Gesù. E oggi però celebriamo una messa votiva all'Arcangelo San Michele, non essendoci memorie particolari, e anche perché dopo la messa pregheremo come al solito la preghiera di esorcismo di Leone XIII per l'Arcangelo San Michele contro gli angeli ribelli, contro gli angeli apostati, e poi anche la preghiera di guarigione dell'albero genealogico. E allora vogliamo chiedere l'intercessione del nostro Arcangelo San Michele perché anche questa preghiera esorcistica, questa preghiera di guarigione possa avere effetto, possa dare frutti sperati, come dalle vostre testimonianze riceviamo. Quante testimonianze ho ricevuto nella preghiera fatta da Don Alessandro di benefici, tanti benefici, tante grazie ricevute, e anche nella preghiera che ho fatto anche io qualche volta ho ricevuto diverse testimonianze. Allora ringraziamo il Signore per questo, e invochiamo più che mai l'intercessione dell'Arcangelo San Michele. L'Arcangelo San Michele che sin dalle origini ha vinto il demonio, è lui che in tutto il corso della storia sacra, possiamo dire, della storia di Dio e poi della storia di Dio con gli uomini, ecco che l'Arcangelo Michele sin dalle origini è il vincitore. Lui ha vinto Satana dalle origini, sappiamo bene l'etimologia del suo nome ebraico, Michael significa chi come Dio, e l'Arcangelo Michele con un atto di umiltà ha vinto la superbia di Lucifero, che pretendeva di essere al posto di Dio, che pretendeva di essere più forte di Dio, che pretendeva di prendere il posto stesso di Dio. Michele vince con l'umiltà e con la fortezza, e in questo modo diventa
il capo delle milizie celesti, proprio perché per primo ha vinto Satana con tutte le sue legioni, con tutti gli angeli apostati che si sono ribellati a Dio. E l'arcangelo San Michele entra nella storia sacra sin dall'Antico Testamento. Il popolo ebraico lo prende come suo protettore, e l'angelo di cui si parla nel libro dell'Esodo, quell'angelo che sta davanti al popolo di Dio per guidarlo, accompagnarlo nel deserto, quell'angelo di cui dice il Signore: ascolta la sua voce, perché in lui è il mio nome, abbi timore di lui, abbi riverenza di lui, quell'angelo che ti mando per custodirti e per farti arrivare al traguardo, alla terra promessa, per guidarti nel cammino, quell'angelo è, secondo la tradizione, proprio l'angelo San Michele, che appunto è il protettore del popolo ebraico e il protettore di Israele. Ma l'arcangelo San Michele è anche il protettore del nuovo Israele, che è la Chiesa fondata da Cristo, e quella Chiesa che appunto ha continuato l'opera di Dio, quell'opera di salvezza che si è compiuta in Gesù Cristo, ma ancora deve ultimarsi nella storia, deve essere portata a compimento proprio attraverso il compiersi della storia in questo mondo. E allora l'arcangelo Michele ci è dato come guida, come protettore della Chiesa di Cristo, della vera Chiesa cattolica, e le sue manifestazioni sin dai primi secoli sono frequenti. Pensiamo solamente all'apparizione sul Monte Gargano proprio nel V secolo dopo Cristo, quindi già dai primi secoli. Pensiamo solamente alla manifestazione di San Michele Arcangelo nella famosa processione fatta da Papa Gregorio Magno per vincere, per debellare la pestilenza, e pensiamo a tutte le manifestazioni nella storia dell'Arcangelo Michele, che è intervenuto per difendere la Santa Chiesa di Dio, per guidarla e per proteggere il popolo santo di Dio. E così allora l'arcangelo lo troviamo alle origini vincitore di Satana, nel corso della storia protettore e guida del popolo di Dio, e vincitore di tutte le forze che si scatenano contro il popolo santo di Dio. Lo troviamo anche alla fine dei tempi, anche nel combattimento finale, quel combattimento finale che è profetizzato dal libro di Daniele, dove si dice che nei tempi dell'Anticristo sorgerà Michele e radunerà il popolo santo di Dio, lo proteggerà, e sorgeranno anche grandi angosce come prima non sono mai state, ma coloro che faranno parte dei salvati, che saranno scritti nel libro della salvezza, saranno salvati. E allora vediamo che l'arcangelo Michele è ancora per noi condottiero, combatte per noi, combatte insieme a noi, e soprattutto in questi tempi in cui vediamo la manifestazione finale dell'anticristo che deve arrivare, e l'arcangelo San Michele dobbiamo invocarlo sempre con più forza, sempre con più devozione, sempre con più amore, sempre con più fiducia, proprio perché il Signore ce lo ha dato come condottiero insieme alla Vergine Maria per la nostra battaglia. L'arcangelo Michele è rivestito delle armi di Dio, porta la lancia, porta la spada, porta l'elmo, secondo le iconografie, porta anche la corazza, porta la bilancia, porta tutti questi segni che ci indicano che la vita cristiana è una vita che va appunto militante, è una vita non fatta di pace e serenità, ma una vita che è combattimento. E allora noi non possiamo sottrarci da questo combattimento, e dobbiamo entrare o nell'esercito di Dio oppure nell'esercito di Satana. Non c'è la via di mezzo: o apparteniamo a Gesù Cristo oppure apparteniamo a Satana. E allora sappiamo nella fede che, come ci dice anche il libro dell'Apocalisse, nella battaglia tra il drago e la donna, che è la Vergine Maria, anche San Michele interviene a favore del popolo santo di Dio, e con la sua forza difende il popolo di Dio e lo protegge nel combattimento. Quella scena appunto dell'Apocalisse che rappresenta la battaglia tra la donna e il drago è la battaglia tra i figli della luce
e la battaglia fra i figli della tenebre. Ecco, è molto triste vedere, per esempio, a San Giovanni Rotondo quell'arazzo che si trova nella chiesa nuova di Padre Pio, che raffigura la scena proprio apocalittica della battaglia finale tra la donna e il drago, e vedere come il drago domina la scena mentre la donna è messa ai margini. Questa sappiamo bene che è opera della massoneria, che pretende di vincere in nome di Satana, pretende di cambiare anche la parola di Dio, pretende di essere più forte della volontà di Dio stesso, e lo sfida in questo modo, anche in modo così evidente. E allora vediamo che la massoneria, attraverso anche i simboli, attraverso tutto quello che sta compiendo, pretende di mettersi al posto di Dio e pretende di vincere Dio stesso, proprio perché è guidata da Satana. Ma noi sappiamo nella fede che la battaglia la conduce il Signore, e che attraverso la Vergine Maria e attraverso l'Arcangelo San Michele la battaglia sarà a favore dei figli di Dio. E mi viene in mente quella rivelazione che ha fatto un sacerdote che è uscito dalla massoneria e ha rivelato 33 punti della agenda della massoneria ecclesiastica unita a quella internazionale per distruggere la Chiesa di Dio. E una cosa che mi ha colpito sempre e che mi colpisce è che al primo punto di questa agenda si trova proprio la battaglia contro San Michele Arcangelo, neanche contro la Vergine Maria, ma contro San Michele Arcangelo. Il primo punto di questa agenda dice: bisogna rimuovere tutte le statue di San Michele Arcangelo, bisogna diminuire la devozione nel popolo di Dio a San Michele Arcangelo, e bisogna togliere tutte quelle preghiere che appunto sono potenti, e soprattutto quella preghiera che aveva inserito lo stesso Papa Leone XIII alla fine della messa, che è stata clamorosamente rimossa e resa facoltativa. Ma Papa Leone XIII aveva intravisto bene, tramite le rivelazioni del Signore, i tempi che noi stiamo vivendo, e per questo aveva voluto che si invocasse con forza l'intercessione dell'Arcangelo Michele, soprattutto alla fine della Messa, alla fine del sacrificio eucaristico, e soprattutto tutto il popolo di Dio insieme, unanime, e per chiedere la forza di Dio, per chiedere l'intercessione dell'Arcangelo Michele, quell'arcangelo che è stato appunto mandato da Dio a svolgere il compito di principe delle milizie celesti, condottiero delle milizie celesti, poiché la battaglia che viviamo è una battaglia soprannaturale, e allora abbiamo bisogno delle forze soprannaturali e più che mai, ecco, dell'intercessione dell'Arcangelo San Michele. E infine un ultimo pensiero, leggendo quella coroncina fatta di 9 punti con le quali chiediamo, la coroncina delle 9 grazie che si può recitare quotidianamente, ecco che abbiamo tanti spunti di riflessione per chiedere l'intercessione dell'Arcangelo Michele. Innanzitutto possiamo chiedere la sua intercessione, innanzitutto perché possiamo imparare a disprezzare le lusinghe del mondo, gli inganni dei piaceri del mondo, e quindi l'Arcangelo San Michele ci aiuta innanzitutto a livello personale a vincere contro il peccato, a vincere contro le seduzioni del mondo, a vincere contro tutto quello che invece è opera di Satana e ci porta lontano da Dio, così come all'inizio il serpente si è manifestato ad Adamo ed Eva con apparente magnanimità, con bontà, lusinga, ecco che così anche Satana fa verso di noi. E allora dobbiamo imparare a vincere queste lusinghe che riguardano i piaceri del mondo, gli onori del mondo, proprio attraverso le armi spirituali che il Signore ci dona. E poi, ecco, dobbiamo pregare l'Arcangelo Michele per vincere le suggestioni del nemico infernale, le suggestioni che appunto ci opprimono, quelle suggestioni che ci fanno vedere l'immagine di Dio distorta, che ci fanno vedere che quasi Satana è più forte, quelle suggestioni che a volte possono colpire anche gli eletti. E allora noi stessi dobbiamo invocare l'Arcangelo Michele perché possiamo essere vincitori
su tutte queste suggestioni infernali e così la nostra vita diventi un olocausto gradita a Dio. E poi ancora pregare l'Arcangelo Michele perché ci liberi dagli spiriti infernali che ci opprimono e da ogni tipo di infermità fisica, infermità spirituale, ma soprattutto l'infermità intesa come quella paralisi che non ci permette di camminare nella grazia di Dio, nella legge di Dio, nella volontà di Dio, quella infermità che ci blocca nel compiere, nel cercare sempre la volontà di Dio. E poi ancora pregare l'Arcangelo Michele perché possa difendere il cristianesimo in ogni sua necessità e in particolare il Sommo Pontefice, Papa Benedetto XVI, come noi facciamo tutti i giorni, specialmente nella preghiera del Rosario, chiediamo al Signore che lo liberi, lo protegga da tutti i suoi nemici visibili e invisibili e possa aumentarlo di felicità e grazia in questa vita e di gloria nell'altra. Ecco, pregare l'Arcangelo Michele per la difesa della verità cattolica, per la difesa della Chiesa Cattolica, quella Chiesa Cattolica che sussiste ed esiste solamente in unione con il Papa, con Pietro e sotto Pietro, e il Papa è Benedetto XVI. E poi ancora possiamo pregare l'Arcangelo Michele che ci possa liberare da tutti i nostri nemici visibili e invisibili, dai falsi testimoni, da coloro che ci calunniano, che cercano di danneggiarci con la falsa testimonianza, con la cattiveria, con il male, che possa liberarci, possa liberare le nostre nazioni dalla fame, dalla peste, dalla guerra, dalle folgori, dai tuoni, dai terremoti, dalle tempeste, da tutto ciò che appunto il drago infernale è solito provocare, è solito scatenare. E facevo l'esempio prima di San Gregorio Magno che attraverso la processione per chiedere al Signore il debellamento della peste ottiene proprio l'intercessione dell'Arcangelo Michele che appare e libera il popolo cristiano da quella peste. E allora più che mai dobbiamo oggigiorno chiedere l'intervento dell'Arcangelo Michele per tutte le calamità che ci affliggono, le calamità naturali, le calamità che sono le epidemie, ma soprattutto le calamità spirituali che sono la vera malattia del mondo e che portano il mondo sui sentieri di morte e lontano da Dio. E poi ancora pregare l'Arcangelo Michele perché possa provvedere, come provvidenza di Dio, possa intercedere per noi perché possiamo avere una vita prospera, possiamo avere la fecondità della terra, tutto il necessario per vivere dignitosamente la vita su questa terra e anche perché i governanti possano avere la pace e la concordia tra di loro, i governanti che non sono più cristiani, i governanti che non rispettano più la legge di Dio e che non fanno le leggi, soprattutto tenendo conto della legge di Dio. E allora più che mai oggi incombono i flagelli di Dio proprio perché la sua legge, in nome di una società multiculturale, di una società laicista, in nome dei diritti umani, viene disprezzata e calpestata però la legge di Dio. E poi ancora preghiamo San Michele Arcangelo perché possa liberare la nostra nazione, l'Italia, da Satana. L'Italia, che è il centro della cristianità, è occupata da Satana. La Madonna l'ha detto: Roma diventerà la sede dell'Anticristo e la città di Roma è stata consacrata a Satana con il Moloch davanti al Colosseo, con la porta dell'inferno che è stata aperta a ottobre dell'anno scorso, con i riti di Pachamama addirittura in Vaticano e nei luoghi sacri. Chiediamo al Signore la liberazione da Satana per la nostra nazione, chiediamo che possa liberare le nostre città da tutte le infermità fisiche e, come dicevo anche prima, da quelle spirituali. E poi ancora, infine, San Michele Arcangelo possa avere cura di noi in questa vita e soprattutto nell'ora della nostra morte, lì dove si gioca la battaglia definitiva, la battaglia decisiva, lì dove si gioca il destino delle nostre anime. San Michele Arcangelo era raffigurato con la bilancia in mano proprio perché ha il compito di pesare l'anima, e secondo la tradizione, di pesare l'anima. Una volta che l'anima si sgancia dal corpo con la morte, l'anima deve essere pesata per vedere da che parte pende, se dalla parte
di Dio oppure dalla parte di Satana. E allora chiediamo più che mai l'intercessione dell'Arcangelo Michele, soprattutto per i moribondi, e aiutiamoli nel loro passaggio alla vita eterna e poi anche per la nostra morte. E come diciamo sempre anche nell'Ave Maria, chiediamo l'intercessione della Vergine Maria ora e nell'ora della nostra morte, così dobbiamo chiedere anche la protezione speciale dell'Arcangelo Michele, soprattutto nell'ora della nostra morte. E poi infine chiediamo anche che l'Arcangelo Michele possa custodire e sostenere tutti i suoi devoti, tutti coloro che lo hanno venerato, che lo hanno onorato, che appunto con la vita cristiana, con le pratiche religiose, con le opere della carità hanno dato onore a San Michele Arcangelo e ne hanno sperimentato la sua intercessione e i suoi benefici. Assisti noi, San Michele Arcangelo, i nostri familiari, tutti quelli che si sono raccomandati alle nostre preghiere, affinché con la tua protezione, vivendo in modo santo, possiamo godere della contemplazione di Dio insieme con te e tutti gli angeli per tutti i secoli dei secoli. Amen. Laudetur Jesus Christus.